sindacato dei pensionati si sta interrogando su come dare valore, concretezza e sviluppare e rilanciare la propria azione negoziale. Lo fa naturalmente con un lavoro politico significativo e importante di costruzione di linee guida unitarie. Lo deve fare sempre di più a partire dalla prossimità della sua presenza nel territorio, coinvolgendo le persone, rendendo vivi i temi della negoziazione sulla sanità, sul sociosanitario, sulle politiche abitative, come elementi che possono e fanno la differenza nella condizione del vivere delle persone che noi rappresentiamo. Un lavoro, diciamo così, che in un'epoca di tante informazioni veloci pretende di ritornare a parlare con le persone a partire dai loro bisogni, facendosene interpreti e provando anche a costruire la partecipazione delle persone alle risposte collettive. L'iniziativa nasce da una richiesta dello SPI-CGIL di organizzare qualcosa inerente all'argomento la violenza sulle donne. Noi siamo volontari dell'Università Natalia Ginzburg, abbiamo contribuito a organizzarla questa mostra, abbiamo coinvolto le altre associazioni femminili di Carpi, che sono Vivere Donna, UDI e SPI, e insieme agli artisti abbiamo appunto organizzato questa mostra. Attraverso il lavoro di un anno dei miei allievi con il mio supporto ci ha portato a questa mostra. Si chiama Siamo tutti Giulia e vuole essere un messaggio di solidarietà, io la vedo così, di solidarietà tra uomini e donne per avere una società migliore. Come SPI CGIL, il sindacato dei pensionati, da tempo, da sempre, siamo impegnati sui temi della difesa dei diritti delle donne e oggi appunto inauguriamo questa mostra sul tema della violenza e non solo, e pensiamo e continuiamo a lavorare con le associazioni perché i diritti delle donne vengono estesi. L'analisi che abbiamo fatto è un'analisi che guarda 5 anni indietro, 2022-2018, di fatto emerge come le imprese negli anni 21 e 22, soprattutto il 22, abbiano ottenuto risultati molto importanti in termini di redditività. L'analisi dimostra come il rapporto, cioè il costo del lavoro in percentuale scenda. E cioè, nonostante tutto i rinnovi di contratti collettivi nazionali e nonostante che ci sia un aumento del costo del lavoro in valori assoluti, ma se preso in termini di percentuali sul fatturato e sul valore aggiunto, di fatto noi vediamo che la remunerazione all'interno delle aziende passa sempre di più sul capitale e meno sul lavoro. Ci siamo occupati del caso Coop Assistenza, una finta cooperativa che adescava badanti e famiglie promettendo un lavoro da un lato e assistenza dall'altro. Siamo sicuri che questo non sarà l'ultimo caso di sfruttamento nell'ambito del lavoro domestico, perché il bisogno di lavorare e il bisogno di una mano nella cura dei propri familiari è diffuso, molto diffuso, ma è proprio del bisogno che si alimenta la criminalità. Un consiglio a badanti e famiglie,
prima di affidarci, o meglio di fidarci di qualcuno che ci propone un contratto, ricordiamoci che esiste un luogo come la CGIL che ci può aiutare a comprendere se quella situazione è regolare oppure no. Vi aspettiamo!